gli esercizi training ad oggi no, sono diversi, sono parecchi di esercizi, per cui ogni volta ne faremo qualcuno un po' diverso. Mo stasera ne prendiamo uno che è un po' generico, in modo tale di cercare di farvi raggiungere una sorta di rilassamento e di benessere e di stato di tranquillità, la quale poi vi dovete riportare in acqua. Cioè ogni volta praticamente che andate a fare un tuffo, sia che sia un tuffo profondo, di statica oppure di apnea dinamica, cercate di ricreare una sorta di tranquillità, di pace interiore, che io vi indurrò con la voce. Allora, per training autogeno si intende allenamento mentale, in più specifico autogeno, cioè che uno si deve autoindurre. Nel senso che io adesso per le prime volte e durante il corso ovviamente vi farò questi esercizi mentali e fisici, per cui con la mia voce vi guido e voi riuscite a raggiungere di solito un buon, se non ottimo, stato di rilassamento. Però la cosa importante, perché autogeno? Perché poi uno deve imparare a farselo, a autoindurselo, cioè questo stato di tranquillità e di rilassamento che io vi induco con la mia cadenza, con la mia voce, con gli esercizi che vi faccio fare, voi dovete impararli e poi dovete cercare di rifarveli. Infatti l'ideale sarebbe, tra l'altro, una volta imparati uno va a casa e poi se li fa almeno per 20 giorni tutti i giorni, in modo tale che diventa proprio un allenamento, training autogeno, un allenamento mentale personale, per cui ogni volta poi che vi ritroverete o in mare o in piscina, voi automaticamente sarete capaci, in grado da soli di indurvi questo senso di pace e di tranquillità che adesso cercherò di trasmettervi io. E, diciamo, questa è la base della scuola per cui lavoro, cioè la Apnea Academy, che è la scuola di apnea più famosa e più importante al mondo, che è basata parecchio, oltre alla tecnica, all'allenamento fisico, molto su queste cose qua, sul rilassamento mentale, sulla tranquillità mentale. Per la quale, diciamo, quando si raggiunge questa forma di concentrazione, di rilassamento totale, è molto più facile fare l'apnea e stare tanto tempo senza fiato e anche sotto sforzo, riuscire a faticare stando in apnea. E niente, per cui adesso proviamo qui. Sicuramente l'ambiente non è adattissimo perché ci saranno anche qualche rumore, qualche distrazione, però voi cercate di concentrarvi solo ed esclusivamente sulla mia voce, su quello che vi dirò io, in modo tale da isolarvi un po' dal mondo esterno. Un'altra cosa importante, buffa, non so se succederà, che noi, che vi ho spiegato anche le altre volte, non siamo abituati a lavorare con il cervello e il fisico rilassato. Cioè il training autogeno di solito è composto in due fasi. La prima, andremo a rilassare tutto il fisico, dopodiché andremo a fare degli esercizi mentali, per cui nel momento che ci avremo il fisico completamente rilassato, andremo a rilassare anche la mente e magari fare anche qualche esercizio mentale. Però noi siamo abituati che quando il fisico è rilassato, i muscoli sono rilassati, spesso il cervello lo stacchiamo. Invece la difficoltà sarà quella, una volta raggiunto il rilassamento fisico, continuare a far lavorare il rilassamento la mente per indurgli delle sensazioni e delle emozioni che possono essere proprio la gioia, il piacere, l'amore, tutte queste cose qua che in genere sono spontanee, invece cerchiamo di indurle. Oggi, essendo la prima volta, faremo un esercizio di rilassamento più fisico e automaticamente mentale, senza cercare di fare cose esagerate, anche perché è un allenamento anche questo, come diciamo, proprio training, proprio perché uno non avendolo mai fatto non è una cosa così semplice averci la sensibilità per sentire sia le parti del corpo che gestire pure la mente quando il fisico è rilassato. Cioè, per dire, se io vi dico rilassate le gengive la prima volta, capito, è una cosa che uno non è abituato a gestire, per cui cercheremo di fare uno scanner del corpo, un rilassamento generale fisico, in modo tale che, ecco, raggiungerete questa tranquillità, questo rilassamento e di conseguenza un rilassamento mentale.
dopodiché andiamo in acqua e proviamo a riportarci queste sensazioni e questa tranquillità quando andremo a fare l'apnea. E niente, quindi adesso vi sdraiate tranquillamente, spegnete il telefonino, ovviamente spengo pure il mio perché non si sa mai, chiudete gli occhi. Mani, allora, gambe distese, punte che cadono verso l'esterno, mani lungo i fianchi, palmi rivolti verso il basso. Levate, ecco, qualsiasi cosa che vi disturba, che vi ostacoli. Cercate di tenere gli occhi chiusi. Fate dei respiri profondi e lunghi. Già con la respirazione diaframmatica, in genere molto lenta e profonda, già si raggiunge uno stato di rilassamento discreto, il battito cardiaco rallenta. Ora lentamente cercate di portare la vostra attenzione sulla punta del piede sinistro, cercate di sentire tutti i muscoli e i tendini dalla punta del piede sinistro che si rilassano, si allungano, si distendono. Scendete lentamente dunque il dorso del piede, sentite tutti i tendini che si allungano, i muscoli che si rilassano fino ad arrivare alla caviglia. Poi concentratevi sulla pianta del piede, sempre partendo dalla punta, sempre con calma. Mantenete la concentrazione sulla pianta del piede, scendete fino al tallone, lo sentite ben schiacciato a terra, sentite tutti i muscoli e i tendini del piede sinistro che si sono rilassati, allungati. Ora tutto il piede sinistro è completamente rilassato. Ora dalla caviglia salite lentamente lungo il polpaccio, lo sentite appoggiato a terra, lo sentite che si rilassa, si scioglie fino ad arrivare al ginocchio. Riprendete dalla caviglia la parte superiore lungo lo stinco, anche qui sentite tutti i muscoli e tendini che si rilassano fino ad arrivare al ginocchio, tutti i legamenti del ginocchio li sentite che si rilassano, si allungano. Proseguiamo poi sulla coscia, salite lentamente, sentite la coscia che si rilassa, tutti i muscoli che si allungano, si distendono. Poi ripartiamo dal ginocchio, la parte posteriore uguale, sentite tutti i muscoli che si rilassano, si abbandonano fino ad arrivare al gluteo che sentite ben appoggiato a terra, rilassato, abbandonato. Ora la vostra gamba sinistra è completamente rilassata, abbandonata, la sentite pesante.
come se non facesse più parte del corpo. Il vostro cuore batte sempre più lento, il vostro respiro è sempre più lento e profondo, e voi siete sempre più tranquilli, rilassati, decontratti. Ora, con calma, spostate l'attenzione sulla punta del piede destro, cercate di percepire tutti i muscoli dalla punta delle dita del piede, tutto il dorso del piede fino alla caviglia, che si rilassano, si allungano, si abbandonano. Poi li riprendiamo dalla punta delle dita, sentendo tutto il palmo del piede, tutta la pianta, fino al tallone, che sentite ben appoggiato a terra, schiacciato. Tutto il piede è completamente rilassato. Proseguiamo ora lungo il polpaccio. Lo sentite che si rilassa, si abbandona. Lo sentite ben appoggiato a terra, fino al ginocchio. Riprendiamo poi dalla caviglia, lungo lo stinco, lungo la tibia, tutti i muscoli, i tendini, fino al ginocchio, i legamenti del ginocchio. Sentite tutta la gamba che si rilassa. Ora proseguiamo dal ginocchio sulla coscia, sul quadricipite. Lo sentite a man mano che salite che si rilassa, si scioglie, si distende fino all'inguine. Poi riprendiamo sempre dal ginocchio nella parte posteriore, lungo il bicipite femorale. Lo sentite che si rilassa, si abbandona, fino ad arrivare al gluteo, e sentite ben appoggiato a terra, schiacciato, i muscoli pelvici, l'ano. Sentite tutto che si rilassa. Ora anche la vostra gamba destra è completamente rilassata, abbandonata, decontratta. La sentite pesante, come se non facesse parte del corpo. Il vostro respiro è sempre più lento e profondo. Il vostro cuore batte sempre più piano, ma potente. Voi siete sempre più tranquilli, rilassati, decontratti. Ora lentamente salite lungo la schiena, sentite i dorsali appoggiati a terra che si rilassano, si allungano fino alle spalle. Ora portate l'attenzione sulla punta della mano sinistra, sentite i muscoli delle dita della mano sinistra che si rilassano, si allungano. Cercate di percepire tutte le tensioni che si rilassano, che si sciolgono sul dorso della mano fino al polso. Poi dalla punta delle dita tutto il palmo della mano,
fino al polso, poi salite lungo l'avambraccio, sentite tutti i muscoli che si rilassano, i tendini che si allungano fino al gomito, poi lentamente sentite il bicipite che si rilassa, salite pian piano fino alla spalla, poi ritornando al gomito concentratevi sul tricipite, salite lentamente, sentite che si rilassa, si allunga fino ad arrivare alla spalla, rilassate completamente la spalla sinistra. Ora anche il vostro braccio sinistro è completamente rilassato, lo sentite pesante, come se non facesse più parte del corpo, lo siete sempre concentrati, il vostro respiro è sempre più lento e profondo, il vostro cuore batte sempre più piano e voi siete sempre più tranquilli, rilassati, decontratti. Ora portate la vostra attenzione sulla punta della mano destra, sentite tutti i muscoli e i tendini delle dita della mano destra che si allungano, si rilassano, tutte le tensioni che si sciolgono. Cercate di percepire questo rilassamento su tutto il dorso della mano, fino al polso, poi sul palmo della mano. Lentamente salite lungo l'avambraccio, sentite tutti i muscoli che si rilassano, che si allungano, fino al gomito. Poi salite lungo il bicipite, lo sentite che si rilassa, si allunga, fino ad arrivare alla spalla. Poi riportate l'attenzione al gomito e salite lungo il tricipite, lo sentite che si allunga, si rilassa, fino ad arrivare alla spalla posteriore. Anche la spalla si rilassa e anche il vostro braccio destro è completamente rilassato, lo sentite pesante, distaccato, come se non facesse più parte del corpo. Il vostro respiro è sempre più lento e profondo, il vostro cuore batte sempre più piano e voi siete sempre più tranquilli, rilassati, decontratti. Ora portate lentamente l'attenzione al collo, un altro punto pieno di tensioni, sentite che si abbandonano, che si rilassano, la cervicale, tutti i tendini che si allungano. Lentamente salite lungo la cute, sentite tutti i muscoli della cute che si rilassano, si sciolgono.
arrivata alla fronte. Sentite anche le guance come se si sciogliessero, tutti i muscoli che si rilassano. Sentite le palpebre pesanti, sentite gli occhi come se sprofondassero nelle orbite, tutti i muscoli che sorreggono gli occhi che si rilassano. Sentite gli occhi molto pesanti, come un'onda che si propaga in tutto il corpo. Il vostro respiro è sempre più lento e profondo. Il vostro cuore batte sempre più piano, ma con forza. E ora voi siete completamente tranquilli, rilassati, decontratti. Ora farò un minuto di silenzio. Cercate di assaporare il piacere di essere completamente rilassati. Provate a pensare una cosa piacevole. Ora lentamente riprendete coscienza del vostro corpo, muovete lentamente il piede sinistro, poi il destro. Poi aprite e chiudete i pugni delle mani. Poi con calma aprite gli occhi. Massaggiate il volto. Sempre con molta calma mettetevi seduti. Com'era? L'avete fatta? Poi prima volte uno c'ha molta meno sensibilità, quello che ti dicevo. All'ultimo c'ho le dita che ho faticato per rimuovere. Non le risetti più. Anzi, già se stai bravo che non si è addormentato nessuno. Perché di solito parecchi si addormentano, perché quello che ti dicevo, hanno un abituato a essere completamente rilassato. Sono andato vicino un paio di volte. Calcola, questa è una sensazione che uno sembra, a parte il fatto che uno si può addormentare, sembra intorpidito e è una sorta di torpore, però i sensi sono a mille, nel senso uno sembra lento, però c'ha i sensi, sei molto più vigile, molto più attento di tante altre cose, perché c'ha la mente completamente aperta, cioè uno ragiona molto più velocemente, e questa dovrebbe essere
anche meglio, la sensazione da ricreare prima di ogni tuffo. Nel senso che se in apnea riusciamo a trovare questa condizione qui prima di ogni tuffo, calcola che la resa è sicuramente molto superiore. E questi sono esercizi, poi dopo faremo degli esercizi più avanzati e li uniremo pure a dei colori, a delle cose per zipparli pure, cioè si creeranno dei riflessi condizionati in modo tale che un esercizio invece dura 20 minuti, mezz'ora, con un minuto, due, uno riesce a farlo, in modo che ogni tuffo uno poi se lo può rifare. E è importante che la preparazione, come ho detto sempre, la preparazione del tuffo è il 90%, il 95% del tuffo, per cui se uno riesce a fare una buona ossigenazione, un buon rilassamento prima del tuffo, poi la resa è automatica. E, diciamo, ecco, questo per quanto riguarda Apnea Academy, la scuola di cui faccio parte, è la base, è proprio l'aspetto mentale. Poi dopo ovviamente si curano pure l'aspetto tecnico, l'aspetto fisico, perché si lavora pure fisicamente, però ecco l'aspetto mentale. Queste comunque sono esercizi di yoga, poi, che sono stati estrapolati dallo yoga, che furono introdotti da Maiol ai vecchi tempi, poi sono stati ripresi da Pellizzari e poi sono stati evoluti, ristudiati, per cui sono funzionali sicuramente al mille per mille. Una cosa importante, ecco, che poi quando vi guido con la voce io è un pochino più semplice, poi se riuscite a farvela a casa, pure per andare a letto, da soli diventa pure faticoso, perché veramente è un esercizio che ci vuole un po' di impegno, insomma. Però ecco, se uno lo fa frequentemente, soprattutto all'inizio, poi diventa... Ecco, col video magari è ancora più semplice. Però ecco, magari il video, se uno se lo guarda, per una persona qualsiasi è comodo perché ti rilassa. Però la cosa importante per loro, come allievi di apnea, e per fare apnea, bravo, è sconsigliabile questa cosa qua. No, sconsigliato nel senso, insistere no, però per uno che si vuole rilassare fino a se stesso va bene, si mette lì, sente la voce, si rilassa e dorme pure. Invece per noi che poi ci serve, perché poi quando starò in mezzo al mare in apnea o fa un tuffo profondo, non è che posso abituarmi, lo devo fare da solo, bravo. Esatto, esatto. Infatti poi più avanti faremo degli esercizi proprio per zippare gli esercizi qua. Faccio dei riflessi, esatto, dei riflessi condizionati. Io ci abbinerò dei colori, delle parole, delle cose che magari un minuto no, ma due o tre minuti riesco a trovare la concentrazione che faccio di solito con 20 minuti, mezz'ora di lavoro così. Tu conosci un po' con l'allenamento, esatto. Quando vedi la donna che c'è il tacco, tu vedi solo il tacco, e già immagini tutto qua. Il riflesso condizionato, esatto. sai tutta la storia che c'è, va bene. Questo, ecco, per iniziare è così. Poi la prossima volta faremo sicuramente delle altre cose più impegnative, un po' più approfondite. La cosa importante è che, ecco, ne prendiamo una per volta e cerchiamo di curare e di approfondire quella, per cui oggi andiamo in acqua, facciamo più o meno le cose che abbiamo fatto le altre volte, cercando di rilassarvi in questa maniera qua, per cui vi prendete il tempo di cui avete bisogno, fate quello che, senza fretta ovviamente, come ho sempre detto, ognuno si prende i suoi tempi e niente, si lavora a coppia come sempre. Mi posso dare una consegna a questa cosa qua, che bisogna mangiare prima del farsi in acqua, perché vedi che sembra un messaggio contrario rispetto a, no, a questo, quello che si dice. Se poi facciamo un'altra volta, questo faremo una lezione, cioè anche la lezione proprio di alimentazione per quanto riguarda l'apnea specifico, però nello sport in generale la cosa essenziale è mangiare prima di qualsiasi attività sportiva, proprio perché si bruciano parecchie calorie e in acqua, in particolar modo nell'apnea, soprattutto quando si va in acqua per 2, 3, 4 ore come quando si va a pesca subacquea, è importante non andarci a stomaco vuoto. È ovvio non mangiarsi il panino con la porchetta o le salsicce o il vino rosso, perché ovviamente le barrette energetiche che si mangiano. No, mangia pure cose che danno sì energia, le barrette vabbè sono cose, però se uno non vuole andare a comprare le barrette energetiche, mangia qualcosa, panino o la cioccolata, un pezzo di banana, nata, pane e marmellata, frutta secca, cose che danno energia. La cosa importante è non mangiare molto, in modo da non chiamare parecchie affluenze di sangue allo stomaco. Poi noi in particolar modo nell'apnea usiamo le mute, per cui lo sbalzo termico non ce l'abbiamo tanto. La cosa per i bambini che mangiano parecchio d'estate col caldo, a pancia piena, stomaco vuoto, si buttano poi nell'acqua. Però le cose pericolose da evitare è lo sbalzo termico,
Io ho parecchi amici che non hanno mai preso una congestione in acqua e quest'anno lui gli è capitata la congestione con l'acqua fredda, perché uno magari pensa a quello, invece di bere l'acqua gelata dopo che ha mangiato e ti viene la congestione. E poi viene pure a stomaco vuoto, perché uno non aveva mangiato già da parecchio, ha bevuto l'acqua gelata e gli è venuta la congestione uguale. Tu sulla barca perché... l'acqua fredda non c'è problema, l'acqua è sempre calda. L'acqua... è sempre calda, esatto, almeno 20 volte il frigo. Però ecco, questa è un'altra cosa per dire, tu hai fatto questa domanda, ovviamente ce l'abbiamo messa in mezzo, però questa è un'altra cosa che è sicura pure nei corsi d'apnea, pure l'alimentazione, bere, che va, anzi, la prima cosa è bere, perché uno si disidrata molto. E quante calorie si bruciano? Guarda, non lo so di preciso, però tante, perché solo per effetto della pressione, effetto del movimento fisico, in apnea rispetto a quelle bombole se ne fa tanto, se ne bruciano tante. Non ho mai fatto un calcolo, però io penso più di 1500 consumo? Ah, tantissimo. Allora, dovrebbe... Poi c'è una cosa, se vuoi vieni un'altra volta e faccio una lezione su queste cose qua e sulla sicurezza in particolar modo, perché la pressione ha degli effetti, ci dilungheremmo parecchio, apposta se fa una cosa per volta. E la pressione sul fisico ha degli effetti devastanti. Tu ti dici pure qualcosa di positivo? No, ma non è che sono negativi, è che il fisico reagisce a sta cosa che è violenta per il fisico, con delle reazioni anche emettendo ormoni e disidratandolo, tra l'altro. Ci sono degli effetti fisici proprio che bisogna conoscere, certo. E per cui poi di conseguenza uno beve. È un mondo nuovo. È un mondo nuovo, un mondo completamente, sì, esattamente un mondo nuovo e diverso. Come quelli che vanno allo spazio. E apposta poi quando qualcuno mi dice di qualcosa, è importante fare il corso, perché so talmente... sembrano piccole cose che poi non sono piccole, che vanno estrapolate una per una, perché vedi, tu adesso mi hai fatto due domande su due cose che io ci parlerò un'ora intera, certo. Capito? Apposta è importante, io ho pure amici e mi dico dimmi qualche cosa, pure quando si va a pesca, ma inutile ti dico un'infarinata estrapolata dal concetto, sì, perché poi bravo oppure io evito pure di dare i libri a inizio corso, perché poi uno va avanti, se legge le cose, poi magari non le capisce o le interpreta a modo suo e può diventare una cosa errata, come quella di parlare tante cose infarinate, poi dopo uno magari se le immagina a modo suo, invece è importante saperle e saperle bene le cose, in modo tale che poi uno le sa affrontare, anche per una questione di sicurezza, per una questione informativa, per una questione pure di pratica, per risolverle bene. Per assimilare le informazioni per il tempo, esatto, perché capaci esatto, tu anche esatto. Di dare tutte perfette in un giorno solo, il giorno dopo non si capisce niente. Ma ecco, adesso abbiamo parlato di 3-4 cose diverse, però che è bene, ecco, fare una generale è bene saperla, però bisogna stare una per volta, esatto. Ecco. Pure questo, il training odogeno è vastissima, nel primo corso addirittura non si farebbe per niente, in genere, non è nemmeno previsto, perché si fa dei soliti esercizi di respirazione che portano comunque a un bel rilassamento e poi il training odogeno si fa magari in un corso avanzato, però io preferisco farlo anche da subito in modo tale che uno non cominci a assimilare e già c'ha delle basi di rilassamento, va bene far di più che far di meno per me, per cui insomma sono cose comunque in più, però il training odogeno è vastissimo, per cui gli esercizi sono tanti e come dicevi tu, cose che le prime volte ci metti mezz'ora a raggiungere un rilassamento del genere, le volte dopo magari in 2 minuti lo raggiungi molto superiore, perché poi dopo una volta che impari a controllare il rilassamento fisico riesci a fare anche degli esercizi mentali che ti portano a un rilassamento mentale molto superiore ancora. Perché il fisico ormai è completamente rilassato. Quando lo fai, quando lo fai, come ti metti da una parte, come fai? Con la gente intorno, con i bambini in correre? Allora, il bello è che infatti, quello che dicevo prima, il brutto di sta qui è che comunque sei un po' distratto, però il bello della stessa cosa è che impari a gestirlo comunque più facilmente. In una situazione reale. Cioè, in una situazione reale, esatto. Certo, quando stai nel mare, dentro l'acqua, il silenzio assoluto è la cosa, nel blu che c'è il blu intorno, quello tu lo fai è la cosa gommone, che... quando stai da solo. Lo puoi fare sul gommone, io chiudo gli occhi, pure con la gente intorno che parla, e certo. Poi nell'acqua ogni tuffo, soprattutto se devo fare una cosa impegnativa, certo, se devo pescare magari 10 metri, uno lo evita pure, però uno più lo fa e più accelera i tempi di rilassamento e meglio è. Per cui ogni tuffo. Se devi fare una pesca a 10 metri no, se sai che devi. No, è meglio farla pure a 10 metri. Perché, cioè, però oramai con la prima non è impegnativo, diciamo. Per me non è più impegnativo, per cui magari evito. Però sarebbe meglio farlo da 5 metri, cioè più se fa e meglio è, nel senso che prima di un tuffo d'apnea, pure nella statica in superficie, oppure nella vasca in piscina. Proprio perché deve essere anche un allenamento, è bene fare una preparazione comunque
prima, insomma, preparazione, più si fa e più, e più riesce, vita, come tutte le cose. Nella tua vita c'hai sta cosa qua, c'hai a parte la tua vita sto. Sì, sì, sì. Che poi uno, ancora meglio, come dicevo prima, essendo un allenamento, sarebbe bene anche farsela a casa. Cioè, anzi, sarebbe proprio essenziale farsela a casa. Come diceva loro, adesso se loro vanno a casa e da qui alla prossima settimana se lo fanno tutti i giorni, 10 minuti, un quarto d'ora, se rifanno quello che abbiamo fatto adesso, se sdraiano. L'ideale sarebbe non sul letto perché assumere posizioni strane, andrebbe fatto o seduto, o l'ideale è proprio così, sdraiato per terra, sul duro, comunque la posizione comoda, non gambe incrociate, braccia lunghe, e fatto tutti i giorni uno tende ad averci un rilassamento. E tu nella tua vita lo usi solamente per cose, che ne so, ti truppo con la macchina, ci fammi un po' di training autogeno. Allora ti dirò, queste tecniche di training autogeno e di rilassamento che utilizziamo sono utilizzate pure adesso dagli psicologi proprio per gli attacchi di panico, lo stress, l'ansia, proprio perché riesci a averci sì, ma poi dopo c'hanno un effetto non solo immediato, che tu veramente stai, quando stai così sei super rilassato e stai proprio con grazia di Dio, però comunque c'hanno un effetto benefico sul fisico anche dopo, per cui ti portano a una maggiore tranquillità, a un maggior benessere, a una maggiore sensazione. Tu prendi coscienza che sei una macchina e dici, impara, cioè uno c'ha paura a gestire la testa, conosci, bravo, l'attacco di panico per quelli che non conosci. Esatto, esatto. La paura quando c'è solo le cose. Mi è capitato un sacco di ragazzi che c'ho l'attacco di panico e gli sono passati. Bravo, bravo, esatto. Sai che è una cosa che tu puoi gestire. Che puoi gestire, esatto, bravo, bravo. Una volta che e la cosa che spaventa è proprio questa, che il cervello è una cosa, una macchina praticamente, che è quella che comanda tutto il corpo, ma completamente sconosciuta, e dove non ci lavoriamo mai. Perché noi magari se va a correre, se va, se fa di tutto per il potenziale fisico, allenarlo, il fiato, le gambe, le cose, poi sul cervello non ci si lavora mai, se uno ci pensa. È una cosa che, anche perché è abbastanza difficile lavorarci, perché se non sai come lavorare, sembra difficile, poi dopo le cose sono abbastanza pure semplici da fare, però l'importante è farle, e farle nel modo giusto. Comunque ti insegna un metodo per cominciare a affrontare le cose. Esatto. Quello è il mio studio che faccio io. Se so che una cosa la posso fare, perché so che se mi impegno 15 ore al giorno lo faccio, perché l'ho fatto in passato. Esatto. Uno che non l'ha mai fatto, dice adesso quello come fai qua, questa manipolazione, esatto, da questi genitori. A me magari dico, so che se mi impegno 15 ore al giorno per 25 giorni è un risultato possibile, che invece uno faccio? Non l'ha mai fatto, esatto. Sei scoraggio perché non sai proprio dove cominciare. Certo. Che poi infatti c'è una frase, non mi ricordo di chi, famosa, di qualcuno, dice tutte le verità sono facili, il difficile è scoprirle. Cioè ci sono alcune cose che sembrano cavolate, però se uno non le sa o non te le dice nella pesca, ma penso tutto il mondo è così, cioè, tutte stupidaggini che se uno non le scopre, per scoprirle magari ci vuole un sacco, una volta che l'ha scoperta la dici e sembra anche una stupidaggine. Appaio anch'io nel video, visto che lo concludiamo. Ok, grande Massimiliano, grazie. E se mai voi mettete tanti commenti, tante richieste, facciamo qualche altra puntata, ma mi ricordo, deve essere una voglia di farli poi veramente questi corsi e di frequentare veramente queste cose qua. Deve Apnea essere. Academy. Apnea Academy con Massimiliano Bagnaia.